Buongiorno, scusate se questa parte del viso c'era un po', però ecco, così va meglio. Comunque, allora questo vlog inizia abbastanza tardi, comunque sono già le ore, sono le 10:54, sto andando al lavoro, ecco oggi faccio l'ora di pranzo, comunque. Allora, siccome vi avevo detto in un vlog scorso che vi avrei parlato appunto di quello che era successo, allora, diciamo che con Marco è stato appunto ricoverato in ospedale perché ha avuto, cioè ha tuttora i calcoli alla cistifellea, finché non gliela asportano quella ce li avrà sempre. E in più poi aveva la pancreatite, cioè infezione al pancreas. Di quella è guarito e adesso dobbiamo aspettare il secondo intervento, ho già fatto il primo. Tutto è iniziato che praticamente stavo andando a lavoro, arrivato al lavoro, ho cominciato a sentirsi male, corso in ospedale, l'hanno ricoverato per 10 giorni. Al che mi sono sentita male pure io perché comunque ho avuto un trauma psicologico. Di quel numero uno che francamente non mi aspettavo nemmeno perché io non mi aspettavo nemmeno che succedesse proprio a una persona a me vicina, come in questo caso Marco. Comunque è l'uomo che amo, il mio compagno con cui vivo, con cui convivo, vivo in casa con lui, sicché per me è stato un trauma, infatti mi viene ancora da piangere. È stato un trauma per me. Figuriamoci se è stato un trauma per me, figuriamoci per i suoi genitori. Comunque, niente, ora ha fatto il primo intervento, settimana scorsa, e ora dobbiamo aspettare il secondo che non si sa quando lo avrà, sperando che ce l'abbia, io spero dopo Natale a questo punto, perché comunque ormai prima di Natale la vedo dura, sapete com'è ormai. La sanità in Italia è così, un po' così così. E mi hanno dato l'antibiotico per questi giorni. Comunque il primo intervento è andato benissimo, tutto bene. La pancreatite appunto è sparita, gli hanno stasato il coledo, non so come si chiama il tubo, insomma, che passa labiale, credo si chiami così. Comunque. Adesso sta abbastanza, diciamo sta bene, dai, non è proprio, non è che sta male, male, male. Comunque adesso vado, poi casomai vi finisco di raccontare dopo, che adesso vado al lavoro perché sennò rischio di far tardi davvero, anche perché mi devo fermare in farmacia perché devo comprare enterogermina con Marco. Ah no, ma l'avevamo già comprata io. Sono talmente vuota in questi giorni che non mi ricordo nemmeno cosa abbiamo comprato. Comunque adesso vado e vi finisco di raccontare dopo. Un bacio! Sono appena arrivata a casa. Adesso mi metto a stirare quelle cose che ho da stirare, poi mi faccio la doccia, mi lavo i capelli e mi liscio anche perché stiamo a cena dai miei suoceri. Nel frattempo c'è il mio ragazzo mangiando la pallina del cane e del suo cane. Comunque ora appena sono in casa vi faccio vedere anche altre due cose che ci ha comprato mia mamma per Natale. Ho appena finito di stirare e quindi vi dicevo, queste sono le cosine che ci ha comprato mia mamma ieri di Natale. Allora, praticamente c'è questa pallina, sta bianca e rossa, ci ha preso sempre della stessa fantasia, nel senso con gli stessi colori uguali, anche il bastoncino, non mi ricordo mai come si chiama, per Natale, e sto facendo il lacettino fatto così. Poi ci ha preso questa scatolina che dentro c'è i fiocchi di neve, tutti brillucci così, brillantinosi. Poi anche con il figlio, pare si chiami così. Questa qua c'è tutta brillucci rosa, e la questa pallona gigante, sempre fa con le perle e con i brillantini. Ovviamente perdono un sacco di brillantini. Comunque,
Nel frattempo, Marco sta guardando un film. Adesso che ho finito di stirare, vi ho fatto vedere le cose, mi fiondo in doccia, anche perché ne ho di bisogno. Non vedo l'ora che sia giovedì per scoprire come finirà Sirene, perché giovedì c'è l'ultima puntata e non vedo l'ora. Comunque, datemi dei consigli se può essere un'idea carina. Allora, io ho detto a Marco di farci delle foto e poi stamparle, da poi fare tipo un collage e appendere su questa parete. Però magari o spostando questo quadro più in qua e metterlo qua, o se no lasciare quello lì, metterlo qui, oppure laggiù, ora non so, ora vedremo un po'. Fatemi sapere se è un'idea. Per me, a me piacerebbe. Cioè, l'idea la faccio, però fatemi sapere dei consigli dove potrebbe essere meglio. Che non ne ho idea. Poi volevo anche cambiare le tende, perché appunto le tende sono queste, quelle bianche che avevo già fatto vedere trattamenti di pizzo, molto belle. L'inverno va bene, però per l'estate no, le volevo mettere scure, ma poi vedremo quell'oscurante, poi vedremo come fare, perché onestamente parlando così non riparano dalla luce. Poi mia mamma ci ha preso questo copripiumino. Guarda, lì c'è, così vi dicevo prima, copripiumino fatto con questa fantasia qua, molto bello, mi piace un sacco. Poi ce ne ho preso un altro a pallini, che ora ve lo faccio vedere, almeno si capirà meglio. È questo qui, pallini arancioni, molto bello anche questo. Comunque, adesso mi fiondo in doccia perché non ho bisogno, ci vediamo dopo. Stiamo già uscendo, questo è l'altro cappellino che mi ha regalato Marco, io nel frattempo sto già andando. Maia, smetti! Questa era la canina di quelli di fa anche freddo, no? Ma lì se prendiamo anche un paio di guanti, tra l'altro, comunque. Io sto già scendendo, sto intanto andando ad accendere la macchina, scusate, stasera. Allora, molto probabilmente avrò lisciato i capelli per niente, perché sicuramente mi saricceranno con tutta questa umidità. Comunque, adesso metto un mazzo, sono la bellezza di 0 gradi, però niente male. Comunque adesso speriamo che scenda in fretta, perché ho anche fame, visto che non ho neanche pranzato. Non vedo l'ora di mangiare, ho una fame da lupi. Fatemi sapere se vi sono piaciute tutte le nostre cosine di Natale. Voi di che colore lo fate l'albero quest'anno? Noi, appunto, come vi ho già detto, lo facciamo bianco e rosso. Molto probabilmente il prossimo anno lo faremo anche di un altro colore, forse blu o rosso, non lo so, ora poi vedrò. Da qui al prossimo anno, intanto pensiamo a quest'anno, poi si vedrà. Siamo appena arrivati a casa, io sto già sistemando anche il letto per andare a letto, appunto, per dormire. Comunque la situazione, i capelli, è questa. Sono rimasti abbastanza lisci, dai, non mi aspettavo. Mi aspettavo che invece diventano ricci. Nel frattempo qui c'è il termosifone che scoppietta, senza se lo sentite, però scoppietta un po'. Comunque, presto arriverà il bambino, non vedo l'ora. Poi tanto appena lo prendiamo metto la foto nella mia pagina Facebook. Seguitemi anche lì sulla pagina Facebook, ma anche su Instagram, insomma sui social, seguitemi. Tanto trovate i link tutti giù nell'info box. Come al solito, se lasciatemi tutte le domande che volete, se volete un ask o un ai mai,
domande imbarazzanti, private, intime, tutto quello che volete, anche le più strane al mondo, tutte le domande che vi passa per la mente. Lasciatemele sotto al video e vi mando un enorme bacio, vi auguro la buonanotte e ci vediamo al prossimo video. Ah, a proposito, mi sono dimenticata di farvi vedere l'outfit. Ovviamente avevo messo questo golf, quello che mi aveva comprato mia mamma. Poi ho messo jeans, questi che sono quelli di talca, la maglietta, questa del Pascià di Ibiza con diciamo, le fragoline. Nel frattempo ho aperto anche i capelli e poi avevo messo gli stivali, questi qua, quelli mi aveva comprato Marco dai cinesi. Comunque, vi saluto, vi mando il bacione, vi auguro la buonanotte e ci vediamo al prossimo video. Ciao!